Il 28 giugno nel centro storico di Potenza torna Curarte, è giunta la sua quarta edizione, la manifestazione degli amici dell'hospice che unisce musica e arte alla sensibilizzazione sulle cure palliative. Ne parliamo con la Presidente, Lea Riviello. Buongiorno, sì, Curarte arriva alla quarta edizione. La manifestazione è nata nel 2018 per celebrare i 10 anni dell'associazione e per trovare un modo per sensibilizzare la cittadinanza potentina alla tematica della cura in generale e poi nello specifico dell'hospice e delle cure palliative. Si è deciso di utilizzare un mezzo comune, l'arte, perché l'arte è per noi una forma di cura universale in tutte le sue forme e per questo la manifestazione accoglie e viene realizzata grazie alla partecipazione di tanti artisti, ballerini, cantanti, pittori, scrittori, proprio per celebrare la cura in tutte le sue forme d'arte. Anche in questa edizione quindi ci saranno appuntamenti dislocati in tutto il centro. Sì, allora la manifestazione quest'anno inizierà alle 17.30 con delle attività dedicate ai bambini, perché anche i bambini devono insomma iniziare a conoscere quello che è il significato della parola cura. Ci sarà poi una cerimonia di apertura e un incontro in cui si affronterà la tematica dell'hospice e delle cure palliative in piazza Prefettura. Dopodiché in tutte le piazze del centro storico si svolgeranno degli eventi, ripeto, con danza, canto, pittura, scrittura, per abbracciare tutte le forme d'arte.